oncologi e ginecologi di tre importanti società scientifiche, l'IOM, la SIGO e la SIOG, hanno redatto un documento operativo per migliorare la gestione delle pazienti con tumore all'ovaio. Il documento è stato presentato oggi a Milano e in questa occasione abbiamo parlato della terapia di questa patologia con il professor Stefano Cascinu, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Professor Cascinu, innanzitutto, quali sono i fattori di rischio per il tumore all'ovaio? Purtroppo i fattori di rischio non sono completamente noti. Sappiamo che l'età forse è il fattore di rischio più importante, perché la quinta, sesta decada in perimenopausa, postmenopausa sono le donne sono a maggiore rischio, però se dovessimo dire chiaramente quale sia è piuttosto difficile. A meno invece di un singolo fattore che possiamo definirlo anche genetico, esistono delle famiglie in cui il carcinoma dell'ovaio è particolarmente rappresentato, spesso in combinazione, sempre in queste famiglie, con un'alta incidenza di carcinoma della mammella. Ciò è dovuto all'alterazione di un gene, che si BRCA2, e queste donne sono colpite in misura nettamente superiore alla media in questi nuclei familiari e soprattutto hanno un'età più giovane rispetto a quello che comunemente colpisce il tumore dell'ovaio, in genere quinta, sesta decada. In queste donne invece può avvenire anche addirittura a 30-40 anni, anche 50 anni. Professore, passiamo alla terapia. Come si cura il tumore all'ovaio? Per molti anni la terapia è stata soprattutto una terapia chirurgica, nel senso che il ruolo tuttora anche della chirurgia è un ruolo rilevante. È un ruolo rilevante perché permette sia appunto la guarigione negli stadi più precoci, sia perché anche negli stadi più avanzati, attraverso quella che si viene definita citoriduzione, cioè il portare quello che rimane all'interno della cavità addominale di pochi millimetri di malattia, fa sì che poi noi con i nostri trattamenti, soprattutto chemioterapici, fino adesso è stata la chemioterapia quella che ha giocato un ruolo essenziale, potessimo dare un risultato maggiore per incrementare le possibilità sia di controllo della malattia che di controllo e di possibilità di aumentata guarigione. Recentemente si è aggiunto alle disponibilità dei farmaci chemioterapici un agente biologico, che è un antiangiogenetico, il bevacizumab, che va a colpire e va a inibire il fattore vascolare di crescita. E questo farmaco, disponibile ormai in Europa, in più paesi, potrebbe diventare presto disponibile anche in Italia, e ha dato degli ottimi risultati insieme alla chemioterapia. Non sostituisce però la chemioterapia, ma va insieme in combinazione, soprattutto nelle donne con stadio più avanzato. Noi speriamo che questo farmaco possa dare anche risultati nelle forme più precoci, incrementando la possibilità non solo di permettere un controllo della malattia e quindi un miglioramento della sopravvivenza di queste donne, ma anche la possibilità di aumentare i casi di guarigione del tumore dell'ovaio. Professore, è possibile il mantenimento della fertilità soprattutto in una donna giovane con tumore all'ovaio? Uno dei problemi principali appunto delle neoplasie ovariche, soprattutto quando colpiscono l'età giovane, è il mantenimento, come dire, la persistenza della fertilità. Ci sono diverse possibilità. In questo, per esempio, la diagnosi precoce potrebbe giocare un ruolo importante, perché è chiaro che se abbiamo un tumore in fase iniziale è più facile poter asportare solamente la massa ovarica, l'annesso, e quindi lasciare l'ovaio controlaterale. In questo caso la fertilità in qualche modo viene garantita. Esistono poi tutte tecniche molto più complesse, come quella dell'asportazione di una parte dell'ovaio che poi viene anche reimpiantato sotto cute, e in cui con opportune stimolazioni si possono continuare ad avere dei follicoli vitali. Tutto questo ovviamente è un campo di ricerca che deve essere applicato, soprattutto la Società Italiana di Ginecologia se ne occupa, perché rappresenterà comunque forse una delle sfide nuove, delle frontiere nuove, per garantire non solo alle donne affette da carcinoma dell'ovaio una possibilità di guarigione maggiore con tutte le terapie disponibili attualmente, ma anche la possibilità di mantenere una vita e una qualità della vita il più normale possibile anche dopo una diagnosi di tumore dell'ovaio. Professore, per finire, un messaggio per le pazienti. Io penso che una donna che ha una diagnosi di tumore dell'ovaio debba prima di tutto pensare che è un tumore guaribile, è un tumore in cui con tutte le opportune terapie possibili, dalla chirurgia alla chemioterapia, anche ai nuovi farmaci biologici, si possa ottenere in molti casi la guarigione. Ovvio che la guarigione è tanto più possibile quanto le terapie che vengono proposte in centri da specialisti che lavorano insieme. Non è tanto dove, ma come questi specialisti si integrano, e le possibilità che vengono date alle donne sono tanto maggiori quanto è presente il ginecologo-oncologo, l'oncologo, il radiologo, il radioterapista, il patologo. In altre parole, mai sottovalutare l'idea che la prognosi e le possibilità di guarigione non dipendono solo dalla malattia, ma anche da chi tratta questa malattia.